Livorno, Piazza della Repubblica, il Voltone, in prossimità di Effetto Venezia e dintorni, con Toto Barbato, direttore artistico, factotum del The Cage. Perché qui? Perché Effetto Venezia e dintorni qui? Perché qui con te? Perché noi cureremo la produzione e abbiamo curato anche la direzione artistica di questo palco, come anche gli altri anni. Ci siamo sempre occupati un po', diciamo, del palco, per un po', diciamo, main stage, come si, per usare un inglesismo, e quindi siamo vicini al giorno in cui si inizierà a montare le strutture e finalmente riusciremo a fare dei concerti quest'estate. Ma qui abbiamo fatto una programmazione ovviamente con gli artisti, abbiamo ovviamente scelto di far lavorare soprattutto le eccellenze locali, quindi avremo una doppia serata di Bobo Rondelli, che ci è stata chiesta proprio dal comune appunto per il fatto di cercare di contenere, di evitare assembramenti, per cui ci si aspetta che Bobo Rondelli porterà tanta gente sia da Livorno che da fuori, per cui hanno optato per una doppia serata. In apertura a Bobo Rondelli ci sarà Giorgio Mannucci una sera e Lorenzo Juracà un'altra sera, quindi si cerca di dare spazio anche ai giovani e meno giovani cantautori locali. E la domenica sera ci sarà l'unico gruppo straniero di questa edizione, ce l'abbiamo fatta a portare almeno un artista da fuori, non solo Livorno, non solo Toscana, non solo Italia, non solo Europa, ma addirittura dall'altro continente. Viene la bravissima Ladies Mendes col suo gruppo La Carrettera Central, che è uno dei gruppi più in voga della nuova vecchia musica cubana, quindi sono un po' sulla scia di Buena Vista Social Club. Una volta purtroppo mancati tutti i fondatori del Buena Vista Social Club, ci sono queste nuove leve come Ladies Mendes, una bellissima ragazza, bellissima ma soprattutto bravissima, fuori classe assoluta. Poi la settimana dopo, perché questo è il primo fine settimana, invece il secondo fine settimana inizierà con i Tres, quindi la super band per eccellenza livornese, dove suonano i fratelli Luti, che non hanno bisogno di presentazioni, e Rolando Cappanera, che anche lui non ha bisogno di presentazioni, quindi tre ragazzi suonano insieme da quando avevano 10 anni, fuori classe assoluti. In apertura a i Tres ci sarà una giovane e promettente band livornese che scoprirete, è giusto che sarà una sorpresa. Dopodiché il sabato sera, sabato 29, i Garibaldi Bros riporteranno in scena quello che hanno fatto al Teatro Goldoni qualche mese fa con l'orchestra. Questa volta ci sarà un'orchestra social, anche lì sarà una sorpresa. E invece chiuderemo con lo spettacolo di Lamberto Giannini, cioè di Lamberto Giannini, Maio il Bonfrizio, sì, però si dice di Lamberto Giannini perché Lamberto è, insomma... Il tutto, Toto, è bene sottolinearlo, nella massima sicurezza. Ovvio, ci sono persone che stanno lavorando da settimane ormai per garantire la sicurezza, per cui ci sarà sui social, soprattutto sul sito di Effetto Venezia, trovate tutte le modalità di ingresso, gli orari, come prenotare. Mi raccomando, chi prenota si presenti, perché toglie posto a qualcuno che vorrebbe venire, e mi raccomando, presentatevi con largo anticipo. I concerti in Piazza Repubblica inizieranno alle 10:30, l'apertura Varchi sarà verso le 9:30, e venite, ci sarà ovviamente delle file ordinate, organizzate, ci vorrà del tempo perché va misurata la temperatura, però se, dato che i livornesi hanno dimostrato un enorme senso di civiltà a livello planetario, di questo ne andiamo tutti parecchio fieri, lo dimostreranno anche questa volta, quindi con calma entrate tutti, mi raccomando, chi prenota si presenti, e ci sarà, c'è tutto insomma una macchina organizzativa, soprattutto sulla sicurezza, che è in moto da diverse settimane, nessuno si deve preoccupare, i problemi non saranno sicuramente a Effetto Venezia, ecco.